Ciao a tutti bambini, oggi voglio raccontarvi una storia. E come ogni buona storia che si rispetti, si inizia così. C'era una volta un... Secondo me direte re, cari piccoli ascoltatori. No bambini, questa volta avete sbagliato. Non c'è neanche Cappuccetto Rosso, oppure i tre porcellini o chissà chi. In questo caso c'era una volta un semplice pezzo di legno, di quelli che in inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco. Non so come possa essere successo, ma un giorno questo pezzo di legno si trovò per caso nella bottega di Mastro Ciliegia. Lui provò a lavorare, ma il legno si lamentava, si muoveva, scalpitava ed era parecchio dispettoso, come per magia. Quindi l'uomo pensò bene di liberarsene e di venderlo al suo amico, Mastro Geppetto, un vecchio falegname. Ed è qui che la nostra storia ufficialmente inizia. Con questo pezzo di legno voglio fare un burattino tutto per me. Sì, sì, che mi faccia compagnia, che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali. Oi, oi! Ehi, ma sbaglio? Oppure ho sentito oi, oi? Forse me lo sono soltanto immaginato. Sì, continuiamo. Tu mi stai facendo tanto male e allora io faccio male a te. Aia! Ma c'è qualcuno dentro questo legno? Forse un fantasma? Sì, bambini! Facciamo finta di essere fantasmi, va bene? Adesso facciamo prendere un bello spavento Geppetto, così impara ad avere la mano tanto pesante. Al mio tre, facciamo tutti bu, va bene? Così, bu! Uno, due e tre! Oh, Mastro Ciliegia, questa volta dovrà proprio sentirmi! Oh, accidentaccio! Oh! Ancora una volta! Uno, due e tre! Oh, mamma mia, che paura! Forse dovrei smettere, ma io voglio tanto un burattino! No, non posso fermarmi! Ormai manca poco e voglio proprio chiamarlo... Sì, lo chiamerò Pinocchio!